luce. Bella. C'è il sensore di movimento. È sigillata. Falene. Curioso. Lumos. Che effetto dungeon. Revenio. Qualcos'altro. Per la barba di Merlino. Lumos. L'ombra del cappello. Però fatta bene. Questa non può essere la tomba della strega. Devo proseguire. Lumos. Mancano tre. Revelio. Defuzzo. Lumos. Allora. Io continuo ad avere una grande passione per i dungeon. Quando sono fatti un po' così, cioè con le ombre, con... Adesso che appunto gli engine... di un gioco lo permette, in realtà c'è una penuria totale di giochi del genere. Ho la sensazione che qui ci sia qualcun altro. Ecco qua. Inferi. Confringo. Sembravano gli stessi che si suscitavano mille volte. Revelio. Defuzzo. Revelio. Se nient'altro, sembra di no. Lumos.
Revenio. Qua? Defuncio! L'ingranaggio girerebbe se trovassi il modo di fornirgli energia. Lumos! Ok, bisogna anche stare di questo. Però... è tornata là. Allora, oh carina. Lumos. Ah, siamo di legno. No. Ah. Oh, il percorso di là. Io veramente adoro queste cose. Ancora non ho ben chiaro. Ah, qua siamo a quel discorso della Revelio. Io non so ancora come si facciano. Ok, ci vado là. Devo far avvicinare quella piattaforma. Ma come? Dov'è che li ho messi? È nessuna parte, non ce l'ho. Guarda, è qua. Io ancora non so perché questa cosa qua... perché abbiano questo alone, questi teschi. Sembra che abbiano qualcosa a che fare effettivamente con... Guardium Leviosa! Che cosa fa? Cosa ne fa? Revelio! Faccio! Vingardium Leviosa! Non mi è chiarissima la cosa, ma Revelio, perché da dove sono nidi di non so, sempre teschi praticamente, come Lumos. Sì, sono questi. Quindi anche questi avrei potuto prenderli? Faccio! Ma no. Vingardium Leviosa! Glacius! Cioè, in pratica... Boh, sembra che funzioni se... li frapponi fanno da ponte, diventano un ponte praticamente. Poi qua è comparso il teschio. Quindi basta... basta intercettare la traiettoria. Vabbè.
Aspetta, l'altro c'era dentro una cosa interessante, quindi... Revenio. Ok, noi siamo arrivati da qua. Che cosa c'è appeso lassù? Sembra un po' precario. Prima raccogliamo le cose. Scende, non c'è altra via. Però qua, prima apriamo qua. Depuzzo! Revelio! Ah, ok, qua. È tutta roba che non... di poco valore. Accio! Wingardium Leviosa. E dopo un po' praticamente diventa il Wingardium Leviosa praticamente. Dipinti orizzontali, una cosa per la stanza necessità. Qua invece ma dov'era qualcosa lì? Allora, guardare la minimappa che copro io in realtà. Sembra che ci sia un giro da qualche parte. Come se qua ci fosse una parete finta. Pare che bisogna andare sotto adesso. Però vado una... sembra che vada dall'altra parte. Quell'anello lì, dov'era? Qua? Revelio! Boh, forse più avanti, non so. Boh. Sembra più avanti, probabilmente. Andiamo giù. Devo che qua bisogna... Ah, ok, perfetto. Ah, non può andare di qua e anche di qua. Ok, una scorciatoia. Cioè, la scorciatoia è l'uscita praticamente. Vai di lì esci. Ok. Revelio. Ci sta andando tutta roba. A parte il... Bello anche qua. Confringo! Latus! Proteggo! Azzo! Ah! Vai, più arrabbiato. Confringo. Via. La. Confringo. Meno che ci curiamo. Non fa niente questo. Bravo questo. Perché non gli ha fatto danni? Sì.
che sta sparando? No, in realtà sì, effettivamente c'è uno. Cavolo, l'ha bloccato là. E va. Confringo. Confringo. Effettivamente è quel posto. Se stiamo guardando adesso non gli facciamo assolutamente danno. Questo sì. Perché prima no? Perché aveva detto che era da. Che si erano incendiati prima. Questo è il discorso, no? Cioè se non hanno il fuoco. No. Non hanno fuoco addosso, comunque diceva. Vediamo un attimo. Allora, vediamo cosa. C'è qualcosa di nuovo, no? Ce ne abbiamo un sacco, ma. Cavolo, proprio la sciarpa. Poteva darci un'altra cosa. Così facevamo. Ce ne abbiamo già una leggendaria buona. Ah, anche qua. Okay, comunque almeno qua ce l'abbiamo. Questo pare, ma non ha il coso. Allora, collezione mi sembra, no? Mostri. Dove sono questi? Ma può essere stati bruciati sui inferi e avranno pieno effetto anche altri attacchi. Ma gli inferi non sopportano il calore e la luce. Attacco imminente di un inferio si infiamma e l'opportunità perfetta per sfruttare al meglio il potere esplosivo di bombarda. Che non abbiamo ancora. Leggere così vuol dire che quantomeno dobbiamo attaccare una volta col fuoco. Non è che deve essere ancora col fuoco addosso, mi sembra di capire. Allora, Rebellio! Quindi quello è di là. Forse invece di qua. Quindi prendiamo. Lumos! Cos'è, fa salire qua? Defulso! Che non ti aggazzi! Perché non si aggazzi? Ma mai? Qua sì? No, aspettate. Questo è ancora più complicato. Ok, non so, bisognava farlo più di una volta allora. Lumos! Andiamo a farlo girare di più. Ah, tentate di andare giù. Base appeso. In realtà non ho ancora visto dove bisogna portarlo. Qua? Questo cosa serve? Revelio! Niente. Ah, ok, bisogna tutti portarli su quella porta di là.
rifugio. Dai. Ah, non è possibile, perché... Oh! Quindi una qua. E ok. Una lì. E però l'altra... Ah, no, ce n'è una là in fondo. Che ne servono tre. Reveglio. Ecco qua, non c'è nulla, eh. Forse là sopra, altri anelli. No, beh, quello là è quello che abbiamo visto, là, quella cosa è un sacco. Forse non ho visto. Ce lo fa fare. Eh no. Come facciamo? Tipo... Corro a prenderla. Lumos. No, no. Come faccio? E quindi uno... Due, tre, c'erano sopra le farfalle. Vabbè, ma come si fa? Perché se io la lascio andare... Tornasse, per esempio, lei torna a capo là. Per esempio, andasse su quella più vicina, allora dici ok. Riusciremmo? Facendo girare questo, la piattaforma dovrebbe sollevarsi. Sì, ho capito, ma... quello che non capisco è che non si attacca, perché se si attaccasse, saliamo qua, saliamo là. Che non si attacca? Revelio! Vabbè, fin qui. Allora, c'è da dire che noi dobbiamo andare di là, eh. Facciamo una cosa un attimo. Andiamo a vedere qua cosa c'è, innanzitutto, perché tanto ho percorso giusto di là. Revenio. Quindi qui sono i forzieri, ok, quelli lì. E non c'è altro, mi sembra. Come facciamo a portare la terza farfalla? Punto di domanda. Allora, facciamo un attimo una prova. Lumos! Io mi avvicino qua e mollo qua. Si attacca lì. Adesso facciamo un'altra cosa. Defuso! Ce la fa da qua. Lumos! Ok. Carino. L'ultima dimora della strega. Lodgok ha detto che l'elmo era nel suo sarcofago. Revelio! No, fammi spaventare. Il cadavere di una Schwinder.
I suoi compagni devono essere fuggiti con l'elmo. Lodgok non ne sarà affatto felice. Ni, non c'è. Meglio che lo mostri a Lodgok. Nello con sigillo. Revelio! Ma che riflettono quelli? Siamo strani, siamo... So che c'è un meccanismo per aprire questa porta. Siamo in una tana per topi, cos'è? Allora, eccolo qua. Lodgok, il sarcofago è stato depredato. Non ho trovato alcun elmo, solo un Ashwinder morto. Accidenti, sono arrivati prima di noi. Dobbiamo recuperarlo prima che Rookwood lo usi per ingraziarsi Ranrok. Ho visto un loro accampamento non lontano da qui, ma temo dovrai andarci senza di me. Sono troppo vecchio per combattere. Rinforzi? Un intero accampamento di uomini di Rookwood. Mi servono rinforzi. Sfortunatamente non c'è tempo. Impossessati dell'elmo prima che lo faccia Rookwood, o perderemo qualsiasi potere su Ranrok, seppur minimo. Lo vedessi, magari mi va. Il pensiero che quei maledetti ladri si siano impossessati di un tale cimelio. Lo vedessi, magari veniva, non so, Nat, per esempio. A quanto pare, no. Si gioca da soli, senza... senza NPC che ti accompagna, quanto sembra. Cos'è sotto? Ha messo muschio più cosa, sembrava qualcosa di particolare. Ecco gli Ashwinder. Proteggo! Ne pensi? Non riuscire. Aia. Ah, non ti è bastato. La pagherai. Ho visto. Battio! Penso proprio che sei nel giusto. Glacito! Occhio! Io verrà morte dal cielo! Hai liberato tu! Oh. E avverto, non commetterò gli stessi errori attacco dei miei compagni. Confringo! Proteggo! Pensavi di poterti nascondere? Qua... duretta. Di finire il lavoro. Se vuoi prendere... Confringo! Confringo! Hai fatto qualcosa? Via, via, via. Stupidito! Mi ha preso. Ma che sei, una gobbiglia? Confringo. Come la gobbiglia? Una folgorazione. Expelliarmus. Proteggo. Glacis. Allora, mi agganci questo qua. Cazzo. Expelliarmus. Stupidito. Proteggo! Ti sconsiglio di riprovarci. Confringo! Espulso! Mi conviene alzare lo sguardo. Glacito! Confringo! Espulso! Expelliare, expelliare! Expelliare! Ora hai oltrepassato il limite. Glacito!
Non ho sentito. Confringo! Alzo! Non misura assolutamente niente, effettivamente, il ghiaccio. Volevo provare a fare un po' di controllo, ma... Ce l'ho fatta! Ho battuto una swinger addirittura! Dai! 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 Come faccio adesso, eh? Revelio. Vediamo un attimo cosa abbiamo lasciato indietro qua. Qua. Cos'è questa qua? Lingue. Okay. Vabbè, andiamo qua. C'è le lingue e sangue su, che volevo dire. Vedi cosa ci fa qui sotto? Che ci fa a raccoglierlo quindi? Perché l'altra volta che siamo andati nell'acqua c'erano i punti dove premere X e basta. Revelio! Là. Le lupardi. No, io ho preso un... il povero pesciolino qua. Ecco fatto. Ecco. Questo è per Rookwood. Faccio. Ah, cavolo. Io credo. Proteggi. Mi arrivo sopra. No, quello rosso. Faccio. Non vuoi dire. Confringo. Sbaglio enorme. Sono dei principi. E ne pentirai. Stupidito. Ah, e non devo dividere questa vittoria con nessuno. Però quello lì non mi sa morto. Revelio. Questo riesco a raccoglierlo, questo. Ok. Vabbè, 15 preziosissime monete. Vabbè. È lì? Revelio! Così tante volte che ho perso il conto. Sono del... ok, è una cosa del... da sopra forse. No, dalla sopra qua. È una cosa di Merlino, no? D'occhio. Lui se ne sta là, comodo comodo, facciamo noi tutto il lavoro. Eh? Che posto è questo? Ah no, è solo una discesa. Sembrava una grotta. Accio! Revelio! Vabbè. Oh, vabbè. Non ho già fatto forse questo percorso quando... Siamo... livello 21.
60, 60, proviamo a distruggere questo. Vediamo cosa, che prova preziosa voleva darci. Vabbè. Fare i gradini più bassi. Esplorare quel posto. Ho sottratto l'elmo agli Ashwinder. Molto bene, Ranrock ne sarà di sicuro colpito. L'elmo brilla ancora di più di quanto pensassi. Le incisioni, il profilo è straordinario. Semplice. Dai, elogiamolo. È bellissimo, Lodgok. Capisco perché ci tenevi tanto a riaverlo. Recuperando l'elmo hai fatto un favore ai ladri. Molti goblin avrebbero ucciso per averlo. Ah, allora sono felice di liberarmene. Grazie. Ora otterremo la fiducia di Ranrock. Glielo porto subito, così si distrarrà dalla sua ricerca. La sua ricerca? È solo un'intuizione. Mi hai davvero colpito, giovane. Sono felice di averti dato fiducia. Mi sa che ci rivedremo sa qualcosa presto. Che non sappiamo. Meglio tenere segreto il nostro accordo per ora. In pochi crederanno che i nostri obiettivi possano essere simili. E faccio fatica a crederlo anch'io a questo punto. Mi piace, siamo sollevati completamente a terra. Ma che cavolo, perché ci sono sempre queste prove nei giochi? Ma qua è un record proprio, siamo... Quanto? 20 Ciao. Centimetri? Mi chiedevo se potessi passare ai tre manici quando ti è possibile. Avrei bisogno del tuo aiuto per una cosa. Mia sorella Anne manca Hogwarts e ultimamente non è in sé. Ti andrebbe di tenere fede alla tua promessa e venire con me a trovarla? Sto per partire per Feldcroft. Conto di vederti là. Il borgo è appena a sud di Hogwarts. Comunque, spero che te la cavi bene con la maledizione esplodente. È tra le mie preferite. Ora che hai partecipato alla lezione di animali, ho chiesto a Tick di assisterti nell'uso della stanza, così che tu possa approfondire i tuoi studi in materia. Per favore, va a parlare con lui quando puoi. Stanza di necessità, immagino. È da un bel po' che non ho notizie di mio zio Roland e sono preoccupatissima. Possiamo vederci? Ti aspetto in cortile. Dov'è? C'è passato che faceva così di rumore? Dobbiamo andarci volando, ma in realtà ok, qua c'è un... possiamo prendere mentre siamo in volo, no? Sì, guarda qua. Ok. E spesso non si può, bisogna scendere o... Qui c'è lo scudo. Esiste un posto più accogliente? Ha tagliato. Qua? Livello 3.